L'autunno è un poeta e la montagna la sua poesia più bella. I raggi del sole, che attraversano l'azzurro intenso del cielo, sono carichi di colori che si propagano dappertutto. Dai toni caldi dei larici e dell'erba al grigio contrastato delle rocce. Per quante volte possiamo essere stati in una zona, in ogni stagione ci sembrerà un posto nuovo, una scoperta. E se non l'avete già visto in autunno, eccovi il bivacco Macherio. Un puntino rosso acceso in mezzo alle creste della conca del Volano. Il bivacco Macherio è lì ad aspettarci, segnalando la sua presenza fin da subito. Lasciamo alle spalle il rifugio De Marie e le baite del Volano e ci incamminiamo in una comoda mulattiera che ci indirizza verso le creste, con il Pizzo Badile come ultimo baluardo. A causa delle piogge intense dei giorni precedenti, in diversi punti troviamo ruscelli lungo il percorso. In altri è il sentiero stesso essere un ruscello. Dopo essere giunti alla Malga del Dosso, a quota 1900 metri, proseguiamo su sentiero, verso la parte più panoramica del percorso, immersi nei colori autunnali. Il bivacco è sempre lì, in bella vista, ma ci manca il pezzo più impegnativo per raggiungerlo, anche se non ci sono punti difficili né esposti, solo una discreta pendenza. Il bivacco, incastonato tra i blocchi granitici, domina la valle sottostante, permettendo di vedere tutto l'arco delle creste del Tredenos. Al suo interno troviamo 6 posti letto. Vista la bella giornata, cogliamo l'occasione per arrivare fino al Forcellino del Dosso, a circa 2700 metri. Da qui possiamo vedere il sottostante lago d'Arno e diverse cime sopra i 3000 metri, tra cui il Monte Fumo e l'Adamello. Possiamo parcheggiare in uno spiazzo lungo la strada che conduce al Volano o arrivare direttamente al rifugio se abbiamo un 4x4 o comunque una macchina adatta alla strada dissestata in forte pendenza. Proseguiamo a piedi lungo la mulattiera di fronte al rifugio, troveremo un paio di bivi lungo il percorso e seguiremo le indicazioni per Malga del Dosso e Bivacco Macherio. La mulattiera prosegue con una leggera pendenza fino ai 1930 metri della Malga. Da qui proseguiamo su un sentiero ben tracciato, una pendenza più impegnativa solo nel tratto finale. Non ci sono punti difficili da affrontare,
circa 1200 metri di dislivello, a seconda di dove parcheggiamo, richiedono comunque quasi 4 ore per arrivare. Dal bivacco al Forcellino procediamo su pietre e gradoni per circa una ventina di minuti.